Il patrimonio culturale è come il patrimonio genetico di un popolo che racconta esperienze e qualità condivise su cui si fondano identità, storia e valori del vivere civile. È con questo spirito che sabato 26 e domenica 27 marzo tornano le giornate del FAI di primavera, giunte alla 30ª edizione. In Abruzzo saranno aperti 41 luoghi storici e identitari di 16 comuni, con un programma dettagliato sul sito delle giornate FAI. Per esprimere vicinanza al popolo ucraino, il FAI si impegna anche a finanziare il recupero di un'opera d'arte del patrimonio ucraino, individuato a fine emergenza con l'avvio della ricostruzione del paese. Al TG8, Roberto Di Monte, presidente neoeletto del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano di Abruzzo e Molise, e Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale, raccontano l'importanza di questo evento. Sono 30 anni di giornate di primavera e apriremo dei luoghi straordinari come abbiamo sempre fatto, dei luoghi che comunque solitamente non sono aperti al pubblico. Molto particolare sarà una visita molto dolce, chiamiamola così, a Sulmona nelle fabbriche dei confetti di Pelino e di Carlo, dove ci sarà anche una dimostrazione di come si confezionano i confetti, meravigliosi confetti di Sulmona. Oppure straordinaria sarà la visita a Telespazio, a Ortucchio. Poi ci saranno diversi borghi nel Teramano, da parte della delegazione di Lanciano, Ortona che offrirà Orsogna, ma anche gli ipogei di Chieti con le cisterne romane. I luoghi e i beni culturali rappresentano l'identità di un popolo. In Ucraina ci stanno tenendo duro proprio perché non vogliono vedere scomparire la loro identità. Noi cerchiamo di conservare la nostra, non abbiamo una guerra, ma il rischio di vedere questi beni persi per incuria o per questioni atmosferiche, insomma, è sempre qualcosa che non è bello e quindi noi dobbiamo conservare per i nostri figli, per i nostri nipoti, la nostra identità che comunque è quello che ci rappresenta sul territorio. Il FAI ha stanziato 100.000 euro, stanzierà 100.000 euro dalla raccolta fondi che faremo in queste giornate per restaurare uno dei beni in Ucraina, da decidere dopo, speriamo che finisca presto questa guerra, poi si deciderà quale intervento adottare. Noi siamo qui per un dato di gratitudine nei confronti del FAI, perché sono fondamentali, perché vanno a riscoprire dei luoghi magari conosciuti, poco frequentati perché in alcuni casi non pienamente fruibili, e magari anche noi abruzzesi andiamo ricercando bellezze in giro per l'Europa e per l'Italia quando ce l'abbiamo dietro casa. Far conoscere ai nostri ragazzi, ai bambini, alle bambine tutto il nostro patrimonio presente in Abruzzo vuol dire tutelarlo per il futuro. Chiaramente il FAI fa questa cosa in maniera assolutamente positiva per l'Abruzzo, noi li ringraziamo moltissimo e cercheremo anche di aiutarli e sostenerli per quanto potremo.